Una volta terminata la lavorazione dello scialle, che indicativamente dovrà misurare almeno 80 cm nella parte della punta fino alle spalle, andiamo a lavorare il bordo di rifinitura. Io vi consiglio di iniziare a lavorare il bordo dopo aver fatto il giro che termina con la maglia alta quadrupla. A questo punto facciamo 4 catenelle per voltare, 1, 2, 3 e 4, voltiamo il lavoro e intorno alla catenella sottostante facciamo 3 maglie alte doppie. Dunque, considerando che queste 4 catenelle sostituiscono la prima, dobbiamo farne altre 2. Ecco qua il primo gruppo di 3 maglie alte doppie, facciamo una catenella e sempre intorno alla stessa catenella sottostante facciamo un altro gruppo di 3 maglie alte doppie. Una, due, e 3. Catenella, ricordatevi, tra un gruppo e l'altro sempre una catenella. Ora l'altro gruppo di 3 maglie alte doppie le facciamo all'interno del punto V sottostante, quindi al centro, una, due, e 3. Catenella, passiamo di nuovo alla zona con le 4 catenelle e lavoriamo i 2 gruppi di maglie alte doppie. Quindi ricordate, 2 gruppi, quindi 3 maglie alte doppie, una catenella, 3 maglie alte doppie, catenella, un gruppo di 3 maglie alte doppie nel motivo.
Ecco qui, abbiamo rifinito il bordo superiore, siamo arrivati al termine della parte delle spalle. Allora, nella nostra catenella da 12 facciamo altri due gruppi di maglie alte doppie. Quindi, una. Due e tre. Primo gruppo, catenella, facciamo il secondo gruppo con il quale terminiamo la rifinitura della parte superiore dello scialle. È una catenella. Quindi in questo modo abbiamo lavorato il bordo della parte superiore, la zona spalle. Ora passiamo al laterale. Dove abbiamo le 8 catenelle, lavoriamo nuovamente due gruppi da 3 maglie alte doppie divise dalle catenelle. Quindi 1, 2 e 3. Primo gruppo laterale, catenella, secondo gruppo, una, due, e 3 catenella, ora abbiamo una maglia alta doppia dove lavoreremo un unico gruppo di maglie alte doppie, di 3 maglie alte doppie, quindi 3 maglie alte doppie, una catenella. Passiamo allo spazio delle 8 catenelle in cui faremo due gruppi in questa maniera di maglie alte doppie e ripeteremo la lavorazione di questi gruppi di maglie alte alternando i due gruppi sulle 8 catenelle e un gruppo sulla maglia alta doppia fino a quando non arriviamo alla punta.
Allora passiamo all'ultimo gruppo di maglie alte doppie lavorate in una maglia alta doppia, quindi ne facciamo 3. Catenella. E siamo giunti alla punta dello scialle. Quindi nella punta del nostro scialle lavoriamo 2 gruppi di maglie alte doppie divisi da una catenella. Quindi noi intanto abbiamo fatto la catenella dopo questo gruppo, l'ultimo gruppo di maglie laterali. Quindi facciamo le nostre 3 maglie alte doppie all'interno dell'anellino che è stato il nostro punto di partenza dello scialle. Mentre lavorate potete anche prendere per nascondere il filo iniziale all'interno. Quindi terza maglia alta, doppia, catenella, di nuovo gruppo di 3 maglie alte doppie. Sempre nello stesso anellino. Ok, catenella. E questa è la nostra punta mentre lavoriamo il bordo. Ora sull'altro lato dello scialle non andremo a far altro che ripetere gli stessi punti. Allora, nelle 4 catenelle lavoriamo un gruppo da 3 maglie alte doppie. Nella maglia quadrupla lavoriamo 2 gruppi di maglie alte doppie. Ecco qua, primo gruppo da 3, catenella e 2 gruppi da 3 nella maglia alta quadrupla. Bisogna continuare così fino alla fine del nostro lato. Arrivate a lavorare tutti gli spazi del lato. Facciamo un'ultima catenella e con una maglia bassissima ci riuniamo all'inizio della lavorazione del bordo. In questo modo abbiamo fatto la prima parte del bordo dello scialle. Il rigo successivo per la lavorazione del bordo va fatto escludendo la parte delle spalle, quindi lavoriamo il secondo giro per il bordo soltanto sui due lati. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e voltiamo il lavoro. Nello spazio di questa catenella lavoriamo una maglia alta doppia. Ora continuiamo facendo 3 catenelle sopra il gruppo di maglie alte doppie.
e una maglia alta doppia intorno alla catenella successiva. Quindi 1, 2 e 3, maglia alta doppia intorno alla catenella sottostante, 3 catenelle, una maglia alta doppia. Tre catenelle e una maglia alta doppia. Continuiamo in questo modo. Quando arriviamo alla punta, dopo aver fatto le nostre 3 catenelle, facciamo una maglia alta doppia nella punta dello scialle. Poi facciamo altre 3 catenelle e un'altra maglia alta doppia proprio per dare la giusta angolatura al nostro lavoro. Ecco qua, per non schiacciare la punta. Facciamo in questo modo, poi riprendiamo con 3 catenelle e una maglia alta doppia come abbiamo fatto per l'altro lato fino ad arrivare al termine del giro. Ecco, alla fine del nostro lato terminiamo con le 3 catenelle e la maglia alta doppia nella catenella che separa il lato dello scialle dalla parte delle spalle. Ecco qua. Per l'ultima parte della lavorazione del bordo, facciamo di nuovo 4 catenelle, 2, 3 e 4 e voltiamo. Facciamo una maglia alta doppia nello stesso punto in cui abbiamo lavorato le 4 catenelle. Dopodiché la nostra lavorazione andrà in questo modo. Faremo 4 catenelle e 2 maglie alte doppie sulla maglia alta doppia sottostante. Quindi 1, 2, 3 e 4 nella maglia doppia sottostante lavoriamo 2 maglie alte doppie. Una e 2. Dobbiamo ripetere sempre in questa maniera per tutto il lato. Quindi 4 catenelle, 2 maglie alte doppie nella maglia alta doppia sottostante. Una e 2. Continuiamo fino alla punta. Siamo giunte alla punta. Dopo aver fatto le nostre 4 catenelle, lavoriamo 2 maglie alte doppie nella maglia alta doppia sottostante. Una e due.
Poi facciamo di nuovo 4 catenelle e di nuovo 2 maglie alte doppie. Nella maglia alta doppia successiva. Dopodiché continuiamo sempre alternando le 4 catenelle con le maglie e le 2 maglie alte doppie nella maglia alta doppia sottostante fino ad arrivare alla fine del lato. Ed eccoci alla fine del nostro lato. Facciamo le ultime 4 catenelle. E poi le 2 maglie alte doppie sulla maglia sottostante, quindi una e due. A questo punto non resta che far altro che tirare fuori il filo, tagliarlo e poi fermarlo nascondendo le codine come faremo lo stesso con il filo della parte iniziale. Il nostro scialle in miniatura è terminato. Avete visto che è semplicissimo da lavorare, molto ripetitivo e molto lineare nella sua costruzione e sicuramente diventerà uno dei capi che indosserete di più durante la primavera estate. Bene, io vi ringrazio anche questa volta per avermi seguita e se avete delle domande potete lasciare dei commenti sotto il video tutorial. Vi ringrazio infinitamente di nuovo e buon lavoro con Lilla.